ed è una situazione questa che il nostro malgrado si trascina, mi dicono i vicini, da oltre 40 anni. E per ragioni a noi a tuttora sconosciute, è l'unica strada della zona non asfaltata. Sono circa 600 metri di strada sferrata. Devo dire la verità, gennaio scorso finalmente questa amministrazione ci ha preso in considerazione ed è stato fatto dei tappuli, per così dire, passatemi il termine, con dello stabilizzato. Però noi rischiamo veramente ogni volta che piove di lasciarci le penne, guardi, perché vengono delle voragini assurde. Adesso con questa esondazione del torrente, parte della strada è stata portata via, noi non possiamo accedere alle nostre abitazioni e chi invece è riuscito a salire prima del disastro è bloccato su. È un fiume in piena, esattamente, non è più una strada, è proprio come se uno stesse osservando un torrente. Sono scoperti i tubi, il tubo della fogna, i tubi dell'acqua, come potete vedere, sono scoperti, ci sono voragini che forse sono più di mezzo metro e non possiamo accedere in alcun modo, se non si appunta a piedi, ma ora poi piove di nuovo come ieri e quindi siamo chi si è appoggiato, insomma io mi sono appoggiata a mia mamma, però gli altri sono subbloccati. Sono circa 10 persone, dai vicini che sono più di 40 anni mi dicono guarda Giada che sono 40 anni che andiamo avanti a fare riunioni in comune, a fare appelli alle diverse precedenti amministrazioni, ma non ci ha mai calcolato nessuno. Ma no, dicono che sia una strada interponderale, non c'è stato mai chiarito neanche questo, a tratti comunale, a tratti privata, questo non l'abbiamo mai capito. Fatto sta che se non ci sono delle canaline di scolo ben fatte, se gli argini del fiume non sono robusti per sopportare una portata d'acqua, se questo fiume, che è un torrente, scusate, non viene comunque pulito, è normale che quando l'acqua cade così abbondantemente succedano quelle disgrazie. Luca Lettieri, di non dimenticarci, per favore, lo so che adesso ci sono tante persone in difficoltà, ma cioè, non avere la casa accessibile è un disastro. Non vogliamo essere più considerati cittadini di serie B, perché comunque le tasse le paghiamo come gli altri, abbiamo anche noi i nostri diritti, insomma, di non dimenticarci.